spalletti buonasera che cosa si differenzia questa partita rispetto alle altre. In pochissime cose perché, perché qualsiasi partita diventa difficile. Questa probabilmente qualcosa di più per, per quanto riguarda. Quel discorso sul condominio: che avevamo fatto tempo fa perché diventa uno scontro diretto proprio in funzione dei, dei condomini di quella roba lì e, e poi perché sarà una partita tutta da gustare da un punto di vista tattico, da un punto di vista di, di, di forza dei calciatori che si, conten, si contenderanno il risultato della partita e, e tre punti sono sempre poi un, un bottino da portare a casa e che, e che fa comodo. Sport Italia. Buonasera mister. Sì. Innanzitutto mi ha fatto piacere rivederla in bici, sfrecciare, sprintare qui a Castelvolturno. Allora le propongo questa, questa metafora no, ciclistica. Eh, innanzitutto il Napoli che tipo di ciclista è? E nel girone di ritorno che, che, che Napoli si aspetta? Un Napoli da testa sotto e pedalare o che avrà anche l'opportunità ogni tanto di girarsi e vedere gli avversari alle spalle? Napoli è un ciclista... che sa di, dover, di doversi confrontare durante quello che è il percorso del viaggio con ciclisti altrettanto forti, se non più forti, e di conseguenza deve imparare a star ritto sui pedali, mai seduto, perché da seduto si spinge meno e di conseguenza c'è da pedalare forte. Sempre fino in fondo a, al percorso. Nel, nel, nel girone di ritorno? Che è Napoli? Ah sì, eh, sì si è già risposto è quello lì. Questo, questo suona secondo me Questo fischio si può togliere? si Sì? sì. Ecco. Okay. Radio Fisch. Allora, mister, buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno a lei. Eh, oggi sulla Gazzetta ci sono due pagine eh, dove c'è il ritratto di, di Luciano Spalletti incrociato anche con quello di eh, José Mourinho. E mi ha colpito una frase, allora volevo sapere se più o meno si riconosce nella, nella frase di, eh, di Giancarlo Dotto, che scrive: ehm, eh, Eccola qua se la trovo, eccola qua. Lucio ama i suoi giocatori, li ama a prescindere solo per il fatto che sono suoi. Che giocano e si battono per la causa comune. Eh, poi Lucio trasmette la sua passione ai giocatori, questa è la sua forza, glielo fa capire in tutti i modi eh, quanto ci tiene alla loro felicità. È così. Eh, secondo me è stato bravo, anzi, mi ha fatto. io lo devo ancora leggere, me l'hanno detto, però io non ho avuto tempo fino a questo momento. Fra allenamento. Il dopo conferenza lo devo ancora leggere, però questa è una cosa che sicuramente mi fa piacere. Corriere dello sport, eccomi qua. Buongiorno, è difficile ignorare la realtà con 12 punti di vantaggio sulla seconda. L'allenatore che fa? Dice bravi ai calciatori perché hanno vinto l'ultima partita a Salerno in una situazione non facile perché per noi come sappiamo è sempre un derby, l abbiamo visto la fatica che abbiamo fatto l'anno scorso a giocare questa partita qui, abbiamo visto quest'anno quanta difficoltà abbiamo avuto nel primo tempo a passare in vantaggio, abbiamo visto la Salernitana che dopo di noi è andata a vincere a Lecce per cui gli si dice bravi. Poi che i risultati degli altri non dipendono da noi e di conseguenza il nostro comportamento deve essere sempre quello lì, fatto di, di grandi partite, di comportamenti umili. Eh, attenzione a fare un passo alla volta concentrandoci su quello che è eh, il comportamento la postura facendo questo passo l'attenzione di dove si mette il piede magari togliendosi il fascino della meta perché Bisogna pensare al lavoro quotidiano senza andare a guardare troppo distante da quello che è la realtà immediata. Si focalizza bene questa cosa qui e si sta attenti che nessuno abbia qualche comportamento più leggero di quella che è la leggerezza che bisogna avere nel giocare a pallone per fare un buon calcio che abbiamo usata diverse volte, però che, che si mantenga quella, quella serietà e quella professionalità e quell'applicazione nel fare degli allenamenti come abbiamo sempre fatto fino a questo momento. Repubblica. Sì, eccomi, buonasera. Uh, volevo chiederle uh, che tipo di Roma si aspetta domani? Molto difensiva e quasi rimissiva come era andata o magari più intraprendente? Grazie. Mi aspetto una Roma che ha dentro eh, grandi calciatori e che ha un allenatore molto pratico e molto concreto che riesce bene a far capire ai suoi calciatori quali debbono essere i comportamenti dentro la partita eh, hanno calciatori di gamba non bisogna mai pensare a quello che può essere eh, un discorso tipo stiamo gestendo la partita la, la partita ce l'abbiamo in mano noi e, e, e pensare che l'inerzia sia dalla nostra parte perché loro come qualità hanno questa o hanno dei calciatori tipo di bala che sanno sfruttare la gamba di, di, dei compagni di squadra. Ci sono calciatori di gamba che sanno attaccare bene gli spazi e che poi ti impongono ad andare a ricomporre la fase difensiva distante da dove perdi palla e questi sono, sono rischi a cui noi dobbiamo stare molto attenti, ecco, sanno far correre il pallone e sanno anche correre dietro al pallone, alcuni hanno una, una, squadra, una squadra concreta, una squadra che, che sa che cosa vuole dalle partite, sa bene scegliere gli episodi che gli possono portare dei vantaggi e in quegli episodi lì danno tutte le qualità che hanno. Per cui diventa una partita pericolosa se non si è bravi a mantenere quell'equilibrio che si dice sempre, a tentare di fare la partita perché poi c'è da vedere se ci si riesce. E allo stesso tempo essere sempre in ordine per, per andare a fare queste riaggressioni per essere messi bene sulle preventive e nelle loro ripartenze. La gazzetta dello sport. Due cose, una, una al volo da un punto di vista eh, proprio numerico, secondo lei a, a quant'è la quota scudetto? E poi una cosa che mi interessava più importante, la <coughs> adesso si è di fronte, questa settimana che è finita, e alle prossime tre, per quattro settimane, quattro turni, diciamo un po' di normalità, cioè si gioca ogni settimana. Per arrivare poi alla Champions, quindi alla ripresa anche degli impegni infrasettimanali, eccetera, lei ha un bisogno in generale, non parlo solo di domani, di far salire anche il minutaggio, non solo di 11, ma di 15, 16, 18 giocatori? Allora io non lo so, a quanto è la quota scudetto è un condizionale. Non faccio il bocco. No, ma... Non è un condizionale, no? Eh, lo so, è un condizionale. Non, eh, non è il mio modo di, di parlare, di ragionare. Il, il mio modo di parlare è quello che, che abbiamo un pochettino... No, mai... a ma non lo so io, non lo so se è matematico, o se non è matematico, non lo so. È un conto che non so fare. Io so, non, fare. Ne... non lo posso fare. Non, non ero bravo in matematica a scuola. Mm. Io so fare dei conti più semplici, più facili. Che se si vince la partita, sa 53 e si gioca quello. Lo so fare, quello è un conto che mi piace fare e che mi piace portare l'attenzione dei, dei calciatori. Poi, il, minutaggio di 15 il minutaggio glielo facciamo eh, domani l'altro mattina, perché quelli che non hanno giocato debbono andare più forte per riuscire a giocare a fianco del compagno e organizziamo una partita con la primavera apposta per fargli fare il minutaggio, dove gli si fa fare una gara vera, come le, le ultime volte li abbiamo fatta fare in inferiorità numerica per trovare difficoltà e andare più forte, perché poi anche se sono calciatori con un po' meno qualità, ma sempre i calciatori che giocano nel Napoli, nella primavera del Napoli, che sta facendo molto bene, allenata molto bene, come tutti sappiamo, e, e, e quindi lì fanno minutaggio per farsi trovare ancora più pronti la prossima partita. Corriere della sera, edizione Napoli. Mister, la, la Roma, tra le caratteristiche che ha, è la forza sulle palle inattive: ha fatto il 40-42% dei gol dalle palle inattive. Nell'affrontare una squadra del genere si cambia qualcosa, nella preparazione c'è più attenzione oppure chiede di avere sempre lo stesso atteggiamento? Ma la Roma è una squadra addestrata bene, molto bene, a prendere vantaggi su qualsiasi situazione di gioco della partita. Anche quella lì, mh, aiutati dalla fi fisicità, ma aiutati anche da, una, da un allenatore pragmatico ed esperto come... Come Murigno, che ha fatto un calcio dove da, da, dai calci piazzati se ne traeva il maggior numero dei risultati per, per vincere le partite. E, e noi lo sappiamo, noi, come lui conosce noi, noi conosciamo loro, sappiamo quelle che sono le loro qualità, le loro caratteristiche e noi dobbiamo essere bravi a mettere dentro le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Il mattino. Sì, buon pomeriggio. Ehm, la Roma per lei è un, è, rappresenta qualcosa di davvero importante, credo, nella sua vita calcistica. Qualche, qualche settimana fa, Totti, parlando di lei, tornando a parlare di lei, ha detto non vedo l'ora di riparlare a Luciano Spalletti. Anche lei ha lo stesso desiderio. Certo, se lui ha piacere di riparlare con me, perché io dovrei fare in maniera differente anche per me sa sarebbe un grande piacere di parlare con lui. radio amore Mister, nel match di andata ricordo un Pellegrini all'andata, ricordo Pellegrini quasi come uno stalker su, sullo vodka, però sono stati bravi anche i giocatori esterni, a, eh, i difensori di esterni ad accentrarsi e poi allargarsi sulle fasce, penso che anche Politano è stato fondamentale in quel match. Lei dal punto di vista tattico cosa si aspetta questa, questa volta da, da Mourinho e cosa ha detto ai suoi ragazzi per preparare questo match, quello che ci può dire chiaramente? Io devo far liberare l'obocca dalla marcatura Pellegrini, allora se Pellegrini è bravo così. Uh. Sì, sì, ma devo, devo, devo far questo. Se la loro attenzione è quella di marcare i miei giocatori, io devo stare attento a smarcarmi. Invece, noi dobbiamo stare attenti anche a, a quelle che sono le qualità di Dibala di Pellegrini che sono molto bravi a premiare. La gamba dei calciatori come Abram, come Ciaravi, quello che dicevamo prima, eh, la, la precisione delle loro giocate sulla corsa dei compagni, sui ribaltamenti di fronte improvvisi, eh, anche l'abilità nel calciare in porta calciatori come Pellegrini e come Dybala, eh, sono queste le cose a cui noi dobbiamo fare attenzione perché poi. Se perderemo molti palloni e non saremo bravi a fare le riaggressioni feroci immediate, noi ci troveremo a dover ricomporre l'assetto di fase difensiva molto distante al luogo dove perdiamo palla. Saremo costretti a delle rincorse fino dentro l'area di rigore perché, come si diceva prima, loro. Hanno quello due obiettivi, la riconquista e la verticalizzazione. Se uno guarda anche l'ultima partita, gli ultimi due gol che loro hanno segnato alla Spezia, c'è un po' la sintesi di, di, di quello che si sta dicendo. Recuperato palla, due verticalizzazioni, due passaggi precisi che liberano il compagno e poi si raccatta la palla a fondo campo eh? io non la capisco nemmeno io è eh, l'unico ha la mascherina spostati, non gli sta vicino perché se no la, la disturbi con la mascherina Deve... è un match diverso sì, perché quello del girone di ritorno sì, è diverso. Poi <ride> mi sembra che, che gli ingredienti della partita, andandoli ad, ad analizzare, siano gli stessi perché, perché loro hanno mantenuto, mantenuto quell'assetto tattico lì, hanno quel calcio lì addosso, lo sanno fare benissimo. E, e, e probabilmente ora sono più, per trovare una differenza probabilmente ora sono più in condizione di quello che è stato il momento in cui l'abbiamo incontrato in il girone d'andata e faranno le cose con più velocità e con più precisione ancora, Ecco per cui c'è da stare ancora di più attenti. Canale 21 Salve Spalletti in un momento mh, normale avremmo definito una partita come questa con la Roma, una gara che si prepara da sola. Trovandosi a più 12 dal secondo posto, quanto è complicato agire sulla testa dei suoi ragazzi? No, no è semplice, semplicissimo perché noi abbiamo da, davanti dei ragazzi. Che proprio perché hanno questo vantaggio e si sono ritagliati, questo vantaggio sono dei ragazzi intelligenti e dei ragazzi che sanno come si fa. Per cui eh, non corriamo quello che è il rischio di dover essere meno attenti e meno pignoli nelle richieste a noi stessi. Poi. Se qualcuno si lasciasse un po' cullare così in questo momento, domenica quando arriva e vede la Roma davanti e vede Murigno davanti, loro serviranno per rimettere a posto i pensieri di qualsiasi calciatore, perché si accorgeranno subito che davanti hanno top calciatori, top team, top coach è tutto top da quell'altra parte per cui se abbassi se non diventi eh, top subito anche, anche tu nell'andarli ad affrontare si rischia di fare brutta figura e questo si avverte facilmente canale 8 mister la roma è anche la squadra che ha fatto 4 clean sheet nelle ultime 5 partite in queste prime 5 partite del 2023 questo ovviamente oltre a dimostrare una straordinaria eh, capacità difensiva può creare anche problemi nell'avversario nell perché sai di doverti trovare di fronte un avversario che ti mette in grande difficoltà. Eh, ritiene che possa essere la tranquillità e eh, la pazienza forse eh, la, il modo migliore per affrontare una partita del genere? È chiaro che queste qualità qui fanno parte di quello che si diceva prima, perché quando vai poi a tentare di andare a giocare nello stretto della tre quarti, mh, se non rimani in ordine, se perdi troppi palloni, se non hai quella pazienza, quello di lei di portarla da una parte all'altra anche per un paio di volte, poi le corse per riconquistarla aumenterebbero, per cui la pazienza è una, una caratteristica che noi tenteremo di avere per non perdere troppi palloni sulla tre quarti. Ecco. Qualcuno purtroppo sarà inevitabile, però poi... <coughs> si cercherà o di palleggiare in sicurezza o di andare al di là della linea difensiva senza perderli sui piedi dove, dove diventa più facile costruirci una ripartenza. Da questo lato Telea. Mister, buongiorno. Buongiorno a lei. Quest'estate tutte le griglie posizionavano la Roma sopra il Napoli. Ad oggi invece lei si presenta a questo match con un ben più 13. Le chiedo se dà indicazione... Sul valore delle griglie estive, sul lavoro fatto da Murigno o sul suo lavoro? No, si prende atto di quello che è stato il percorso, di quello che è successo, con tutta tranquillità. Noi non ci ritenevamo inferiori a nessuno e abbiamo cominciato a lavorare parlando di squadra che doveva migliorare la posizione dello, delle, del campionato precedente, perché si, si lavora in questa direzione qui. La società è stata la prima a dover, ehm, a dover additare quello che era il percorso che dovevamo fare per... Per vestire la maglia del Napoli, per soddisfare quella che è la passione dei tifosi del Napoli. E poi siamo partiti e siamo durante il tragitto, durante il viaggio. E bisogna fare bene, come si diceva prima, passo per passo senza andare a ad essere distratti da quelli che sono i panorami. Ce ne sono di panorami belli quando si viaggia, però è meglio guardare la strada che poi si inciampa e succede come a me. Ci si spacca calavicola, anca e anche un po' di testa. Napoli Magazine. Eccoci, uh, mister ti volevo chiedere, ma Mario Rui Di Lorenzo, Kim, Kvara e Osimen. Nel corso degli ultimi mesi tra questi ragazzi chi ti ha impressionato di più? Chi ha migliorato di più? Mario Rui. Mario Rui Lorenzo, Kim Kvara e Osimeno. Mi ha impressionato e mi sembra siano migliorati Rachmani, Lobocca, mm, Lozane e Politano hanno fatto quello che dovevano fare e Zelischi, sempre allo stesso modo. Preciso, tecnico, di corsa. Elmas è un calciatore che ha, ha ritrovato quella che è la sua qualità e che ci può, ci può far comodo, può dare il suo contributo sempre in qualsiasi momento della partita si trovi dentro. Per cui sono, sono contento di tutti questi. Ultima, Napoligia. Mister, buongiorno. buongiorno a lei. La settimana ha sancito il mh, completamento della rosa, no? è uscito Sirico, è arrivato Collini. Cosa può dare di più questo ragazzo ad un reparto che comunque annovera la, la, la conferma, diciamo, il trionfo, forse se possiamo dire, di me, che ha fatto finora una stagione sopra le righe? Grazie. Cosa può fare? Lui, mh, siccome è un portiere molto forte, e ha avuto probabilmente un momento di flessione perché da un, da un titolarissimo lanciato per grandissime squadre si è ritrovato anche a doversi sedere in panchina per cui deve ritrovare quella che è la sua tranquillità, quella che è la sua forza, quella che è la sua capacità. E e poi se ne trarrà beneficio a tutti perché, perché è veramente un portiere forte da un punto di vista fisico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di, di copertura delle, della porta perché è, è agile, noi siamo molto contenti di averlo con noi. Devo fare gli auguri a Murigno anche se ho qualche giorno in ritardo, mi sarei aspettato che mi avesse invitata al suo compleanno però. Non posso far niente, sarà per la prossima volta. Ti offeso? Come? Ti ho offeso? Offeso. No, ci sono rimasto un po' male, ho detto perché ho offeso. Mi sarei presentato con tanto di regalo. domani, lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità. Bravo Mu, complimenti, auguri. Grazie a tutti